Super bonus, cosa succede se l'impresa non termina i lavori e soprattutto cosa il committente può fare in queste situazioni? Innanzitutto bisogna far dichiarare la risoluzione del contratto, quindi intervenire con una lettera, una diffida da adempiere, decorso il termine che viene espressamente indicato e in mancanza di adempimento, quindi con protrarsi del grave inadempimento da parte dell'appaltatore, a quel punto si potrà naturalmente risolvere il contratto. Questa procedura consentirà anche di chiedere un futuro risarcimento dei danni alla ditta, però a questo punto tutta la responsabilità passa attraverso il contribuente, il quale si rende responsabile nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di dover risarcirla anche di quelle imposte, di quegli sgravi fiscali, quindi di quel credito di imposta che è stato richiesto o dall'impresa con sconto in fattura o attraverso appunto l'utilizzo del cassetto fiscale del contribuente. L'Agenzia delle Entrate, vi ricordo, che ha un potere di accertamento in caso di superbonus prorogato a 8 anni e che quindi chiederà indietro i soldi al contribuente, il committente dei lavori, il proprietario dell'immobile, e lo potrà fare serenamente perché è proprietario appunto di un immobile che potrà essere anche pignorato dall'Agenzia delle Entrate se accerta il credito fiscale assolutamente illegittimo e applicando anche delle importanti sanzioni. Come proteggersi? O si procede con un provvedimento operoso, quindi pagando il dovuto all'Agenzia delle Entrate, o proteggendosi facendo tutti gli esposti e le denunce fondamentali sia alla Procura sia all'Agenzia delle Entrate tramite un apposito protocollo di carattere legale che deve essere applicato in maniera molto molto meticolosa ai sensi della normativa. Parlo dell'articolo 6,3 del decreto legislativo 472 del 1997, ma anche delle circolari che si sono espresse, la 17 del 2023 e la precedente circolare 33 del 2022. Tenetevi sempre aggiornati però su questi temi importanti.